Ragazzi, buongiorno e benvenuti sul mio canale. Questo è il primo video che sto registrando del 2024. Infatti per me oggi è il 2 gennaio e non vedevo l'ora di tornare a una quasi normalità. Dico quasi perché ci aspettano ancora altre festività, l'Epifania, però mi andava proprio di registrare, di pulire, perché in questi giorni non è che ho fatto tantissimo, mi sono dedicata alla famiglia e quindi ho tralasciato un po' la casa e un po' il canale YouTube, però adesso voglio riprendere. Infatti ho addormentato Denise per editare questo video e così come riesco ve lo mando online. Le vostre feste come sono andate? Fatemelo sapere giù nei commenti. Ebbene, stamattina ho iniziato da fuori, ho preso un po' di legna, di solito me la prepara mio marito o mio padre, però papà è un po' influenzato, mio marito ha mal di denti e in più lavora, quindi qualcosina l'ho presa io, non tantissima perché poi stasera provvederà, come vi dicevo, mio marito. E inizio dal pulire un po' fuori perché è abbastanza trascurato, perché l'esterno, l'inverno, non sempre riesco a farlo, perché Denise ogni volta che mi vede fuori, anche semplicemente solo per passare un po' la scopa, queste cosine qua, vuole stare con me, quindi ovviamente rinuncio, e infatti adesso ho dovuto lasciare perché è orario di svegliare Denise e quindi ho fatto il possibile fuori, poi mi dedicherò un po' alla casa dentro. Sistemata Denise, si è attaccata come una cozza a Morena, perché da quando c'è lei proprio è un koala, è peggio veramente di una cozza, però si vuole godere, vabbè, anche se non l'ha capito, però secondo me si vuole godere tutti i giorni finché Morena resta. Morena se ne va il 7 alle 11 di mattina, quindi faremo in modo che Denise insomma non capisca di questa sua partenza, perché secondo me ne soffrirebbe, però ovviamente piano piano si deve abituare, piano piano la cercherà in casa, quindi le diremo qualcosina, insomma adesso non so come affrontare la cosa, però la vedo dura. E niente, io mi dedico alla zona giorno, anche se questo video ve lo voglio fare in due parti sicuramente, perché adesso che l'ho editato ho visto che è un po' lungo. Quindi farò parte 1 e parte 2, perché dopo queste vacanze mi sono sentita proprio di fare una bella pulita. Infatti ho cambiato le lenzuola, ho lavato il pavimento con la candeggina perché andava proprio fatto. Poi veramente non mi sto alzando prestissimo in questi giorni, me la sto prendendo comoda, mi metto la sveglia per le 8:30, 9:20, veramente stamattina mi sono alzata e la sveglia suona alle 8:30, però anche se non ho sonno, ma mi piace il tepore del piumone, stare al calduccio insomma, no? Poi si sa, riprenderò il vero ritmo proprio di pulizie e cose varie, la mia routine vera e propria quando andrà via Morena. Infatti se vi fa piacere vi voglio girare un video, la mia nuova routine del 2024, dove ci saranno anche dei buoni propositi che spero di portare a termine, o perlomeno fare del mio meglio per mantenere quello che mi prometto a me stessa. Come sempre sapete, mi piace passare questo aspira acari sui materassi, sui cuscini, perché c'è anche una luce LED che promette di uccidere tutti i batteri, tutti i microbi, tutti gli acari che ci sono nei materassi o nei tessili in generale. Dopodiché mi raccolgo questi cappotti. Ragazzi, forse voi non ci crederete, io questa lavatrice l'ho fatta ieri sera, potevano essere forse le 8:30, alle 9, quando siamo rientrati, siamo stati un po' in piazza perché c'erano le giostrine e abbiamo portato Denise. Dopodiché ho fatto tutti i cappotti
ho lavato, perché in questi giorni mamma si è data la pazza gioia con la cucina, quindi un po' odore di frittura, un po' di pesce, lasciavo la scia proprio del cenone di Natale e di Capodanno, e quindi ho pensato di lavare sia il mio che quello di Denise e quello di mio marito. Morena giustamente ha detto: non me lo lavare, me lo lavo io quando torno su, perché poi se non si trova del tutto asciutto ho paura di portarmelo bagnato, umido, quindi se lo farà lei quando salirà. Nel frattempo qui c'è Denise che fa danni. Sì, apri pure la finestra, mamma, tanto sei autonoma. 2 minuti, perché arriva vento. Chi cerchi? Quando metto il piumone chiaro, quando metto queste cose chiare, copripiumino, la camera da letto secondo me acquista tantissimo. Infatti piano piano voglio vedere di acquistare tutti i tessili chiari. Anche qui c'è la birbante che ovviamente mi importuna nel frattempo che io spolvero. Voglio vedere anche di acquistare o un copridivano chiaro, perché questo grigio mi ha stufata, anche se piano piano voglio vedere di acquistarne uno nuovo. Dammi un bacino prima. Un bacino. Dammi un bacino. Un bacio. Te lo do io il bacino, no tu, dai. Vieni. Vieni. Dammi un bacino. Aia. Ovviamente loro si divertono, io continuo a pulire, beati loro. Mi tocca spolverarmi la camera, mi tocca lavare a terra, mi tocca fare tutte le mille cose che in una casa ovviamente c'è da fare. Poi ovviamente si sa, con il camino acceso la polvere si posa molto molto di più, però non fa niente ragazzi, io sono felicissima di questo camino che abbiamo, un termocamino, perché la casa a me è grande, devo dire la verità, è intorno ai 120 metri quadri e me la riscalda benissimo. Ovviamente intorno all'una, l'una e cinque, parte da solo il robottino, però io, siccome voglio lavare i pavimenti prima
di pranzo voglio fare una bella pulita con il Dyson, perché come vi dicevo prima voglio pulire il pavimento con la candeggina, ma non la candeggina quella normale. Ho acquistato la candeggina Denso Più, mi pare si chiami così, perché ho notato che facendo lo straccetto bello bagnato va a pulire anche un po' le fughe. Le fughe è un altro tasto dolente che in questi giorni voglio vedere di pulire, però adesso proprio non ci penso proprio perché non mi va, però lo voglio fare perché io vedo che la camera da letto, avendo le fughe chiare, molto chiare, si nota. Anche il bagno in camera ha le fughe chiare, quindi lo sporco si nota. A questo punto, prima di lavare il bagno, mi do ovviamente una passata anche al pavimento con il Dyson e mi lavo il bagno con il Napisan. Mi è terminato, questa è l'ultima volta che posso lavare il bagno. Devo dire che questo Napisan spray io l'ho sempre snobbato per via del prezzo, ragazzi, non per via del prodotto, perché il prodotto è ottimo. Infatti io vi consiglio, se lo trovate in offerta, acquistatelo. Io lo voglio riprendere, però lo prenderò quando lo troverò in offerta. Non vado a spendere un sacco di soldi per un prodotto che, devo dire la verità, anche c'è un simile anche al Qui Discount, e non mi ricordo dove l'ho visto uno simile che lo batte sia come prezzo che come prodotto. E niente, quindi mi lavo per bene i sanitari, dopo ho recuperato una retina, quella che graffia ma non rovina, perché mi voglio fare, ci sono delle macchie, non lo so chi è stata, ma io credo, immaginerete sicuramente chi è la colpevole. Mi voglio fare delle macchie che ho trovato in bagno e vicino alla postazione trucco, perché ho provato a farlo un po' con l'unghia e viene via. Quindi ho recuperato questa retina che non fa danni, non graffia il pavimento, e mi voglio fare per bene queste macchie e poi lavare. Voglio accelerare i tempi perché mi ha fatto notare Morena che era proprio tardi, era 1:15 mi pare quando mi ha chiamata, e giustamente mi ha detto che aveva un leggero languorino. Abbiamo visto l'orario ed era 1:15, mamma mia, il tempo passa velocemente, però le cose da fare in casa sono veramente tante. Solo chi non fa niente non capisce la mole di lavoro che fa una ragazza, una mamma, una moglie, insomma, a casa. Ovviamente mi faccio anche il materasso di Denise, quello di Denise lo faccio da tutti e due i lati perché mi è facile girarlo, ma quello mio non ci penso proprio perché non ce la faccio, anche a volerlo non ce la faccio. Poi metto una protezione per il materasso perché Denise, stando senza pannolino, può sempre capitare l'incidente di percorso, anche se devo dire che io la notte, meno male, fortunatamente solo la notte, il pannolino glielo metto. Però può sempre capitare che o va storto il pannolino o ci dimentichiamo a metterlo. Una volta ad esempio mi sono dimenticata a metterglielo, grazie a Dio non mi ha fatto danni. E niente, dopodiché mi sposto anche qui, ecco, questa è una delle tante testate che do quando faccio le pulizie. Mi sposto il letto di Denise, che è pesantissimo, però si crea troppa polvere dietro, quindi non lo posso trascurare. Pesantissimo perché c'è un cassettone dove io metto altre coperte, altri piumoni, quindi è sempre pieno. A questo punto vado a vedere le mie ragazze che fanno. Morena continua a studiare e Denise si è messa a giocare con le costruzioni, e Alex se la dorme beatamente. Beato lui, come fa? Arrivano le 2, le 3 il giorno, ancora dorme. Io mi alzo tutti i giochi perché voglio lavare anche qui con la candeggina.
Che devi fare adesso? Devo lavare a terra. A questo punto, ragazzi, stanca ma soddisfatta, lascio perché dobbiamo pranzare, dopodiché registrerò le pulizie della zona giorno, però vi farò una seconda parte di video che andrà online quanto prima. Mi raccomando, non perdetevi né questo video né il prossimo. Ci tengo troppo, perché comunque il lavoro che c'è dietro, si sa, ce n'è di lavoro, poi anche al computer non sembra, ma ce n'è di lavoro. Quindi io vi aspetto sia nei commenti di questo video sia nel prossimo, così ci salutiamo e ci scambiamo idee. Noi ci vediamo, ciao.